questo brano nasce che io l'ho scritto un paio di mesi fa, avevo Ok. scritto questo pezzo, e mi ritrovo in studio con Cioffi per una session e Cioffi fa, guarda, proviamo a fare un pezzo, poi la buttiamo giù le idee. Ho detto, guarda, io invece ho un pezzo che mi piace tanto e ti si avvicina anche un po' al tuo stile sul ritornello, eccetera. Abbiamo provato a registrarlo. Era un po' diverso di come adesso, perché giustamente poi viene lavorato, produzione, eccetera. E lui impazzisce per questo pezzo, canta il ritornello, però a un certo punto ci guardiamo e diciamo: ma qua manca qualcos'altro. Cioffi si doveva beccare con Random per un'altra session, Ok. va in studio e Random fa: fammi sentire un po' di brani. Dice: guarda, fa sentire un po' di brani. Lui si ferma su questo, fa: no, 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 rimetti questa. Rimette Non dormo da una settimana e era il pezzo mio con Cioffi, e lui fa: no, io voglio fare il pezzo questo insieme a voi. Da là nasce il pezzo, loro vanno in studio, registrano io mentre io ero all'isola. Quindi esco dall'isola e mi ritrovo sul telefono il provino e io sono impazzito, ho detto: no, alla grande. Poi sono tornato in Italia, abbiamo chiuso la produzione e dopo non ho dormito più, infatti la gente mi insulta. No, io l'avevo scritto un paio di mesi fa, però pensando già alle vibes un po' estive, no? E quindi il pezzo è molto leggero, ha delle sonorità allegre e secondo me può funzionare quest'estate, perché sentendo un po' di brani estivi non è che sono tutti quei tormentoni, visto che c'è il tormentone estivo, invece ho sentito un sacco, come hai detto tu, vari mood, vari vibes, quindi secondo me si può incanalare perfettamente. E Come va? finalmente ho iniziato il mio tour estivo. Dopo anni, Non dopo per anni che colpa non tua. dormivo, e sì, sto facendo delle date. Adesso sono a Battiti Live con il Esatto. brano nuovo che uscirà lungo. E dopo da là ci avrò tutte le date: Gallipoli, Palermo, Lugano, Catania. Sperando poi che si aggiungano altre date, perché il calendario è in aggiornamento. Cioè, quando sono uscito da X Factor, che dovevo fare 100.000 date, 2S. Veramente, non ho dormito e vale la pena attendere, vuol dire che ti impegni ancora di più, quindi so ancora più soddisfazioni, poi arriva. Però non sono stato fermo, ho scritto un sacco di canzoni, un sacco di brani registrati e poi più che altro mi sono dato da fare per studiare un po' un percorso da prendere e invece che avere la strada spianata è stato bello anche questo, no? Combattere da solo. Quando prima di entrare all'isola, ti dico la verità, ho avuto un momento di down per quanto riguarda la mia musica. Ero un po' titubante, non sapevo più che avevo visto, non finiva più quel periodo. E ti ho detto che Certo. stato... Una volta uscito dall'isola, invece ero iperattivo con le idee chiare e ho detto: no, dobbiamo fare. Infatti, sta arrivando tutto. E ho iniziato a riscrivere di nuovo, ho iniziato a registrare brani. E quindi mi si è rispianata la strada, ma mi ha dato un sacco di sicurezza al percorso che ho fatto e mi ha fatto capire che quella è la mia strada e quello che devo fare. E per me era una grande vittoria, perché non me l'aspettavo, e due, perché è tosta veramente. Quindi tirare fuori il carattere, scoprire lati che non sapevo manco di avere, quindi è figo. Scherzi, cioè fare un'esperienza così alla fine un po' fuori dai schemi dal mio mondo è figo, e io sono uno curioso, quindi avrei fatto anche altro, quindi mi piace provare, e poi lo spettacolo, il mondo televisivo mi ha sempre affascinato, reality, non reality, film, quello che sia, è una cosa che mi piace, e quindi ho fatto proprio bene. No, allora, a parte i live, poi inizio a pensare a un disco, quindi quest'estate, sulle piccole pause che avrò, cercherò di buttare giù il mio progetto musicale, capire che strada prendere per il prossimo anno, se provare Sanremo o non provare Sanremo, e capire un po' di dinamiche per poi scegliere quando uscire o come fare il disco. Però di brani li sto prendendo e ne ho una marea, non so più dove metterli, se vuoi te ne do un po'. Sono diventato un po' più grande come artista, ma a livello personale, non a livello di nome. Aver fatto un disco d'oro, cioè per me non è un disco di platino, non ho fatto nulla, cioè ho ancora tanta strada. Però
sono cambiato sicuramente da così a così a livello musicale, a livello di sonorità, a livello di scrittura, e questa cosa mi fa, cioè mi dà carica.